Salve web spettatori di Nano TV, siamo a Piazza San Marco a Afragola, con noi il parroco della chiesa di San Marco, Don Peppino Delle Cave, il vice sindaco di Afragola, il dottor Antonio Pannone. Appena presentato e inaugurato il presepe quest'anno a San Marco, sono 15 anni, no, 17 anni, dal 1995 che la Pia Unione San Marco propone questo presepe nella piazza di San Marco. Don Peppino, una battuta. Il Natale è il mistero del figlio di Dio che si fa uomo, e il presepe è il segno di questa presenza di Cristo che si è fatto uomo in un quartiere che deve nascere, crescere sul piano culturale, sul piano della fede. Perciò in tutte le case dei cattolici e soprattutto nei piazzi si dà questo segno forte nel cristianesimo, che è il mistero della natività del Signore. E soprattutto in questa società dell'effimero, del consumismo, e anche in questo momento di precarietà del lavoro, un segno della presenza di Dio tra gli uomini, per dire che il Signore non ci ha abbandonato, che Lui è la provvidenza, che Lui ci accompagna in questo travaglio della vita, e avere come punto di riferimento la Chiesa, cioè Cristo che si rende presente nella storia degli uomini, è molto importante. Soprattutto poi quando gruppo uomini, gruppo famiglia o gruppo giovani d'azione cattolica cercano di tenere viva le tradizioni popolari della religione o di un quartiere, significa che la memoria storica è veramente il preludio alla vera crescita delle nuove generazioni, perché cancellare la memoria storica, la memoria della fede, significa annullare l'umanità, la ricchezza umana di ogni persona che è immagine e somiglianza di Dio. Tra l'altro anche in questi giorni il cardinale Crescenzo Sepe ha voluto conferire a questa comunità, soprattutto al complesso monumentale di San Marco in Silvis, il titolo di Chiesa Matrice, cioè di Chiesa Madre, e qui è nata la prima comunità cristiana ad Afragola. Siccome ci troviamo nell'anno santo della fede, la comunità è chiamata a testimoniare con la vita, con l'esempio cristiano, la sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa, e che tutti possiamo crescere veramente in questo cammino di fede, di speranza, sapendo che Cristo, che verrà alla fine dei tempi per consegnare tutto nelle mani del Padre, ci possa trovare dei servi vigilanti e operosi. Allora, sindaco, Piazza San Marco, insomma, la città è cresciuta intorno a questa piazza, no? Tra le più storiche di Afragola, un'azione cattolica molto presente e ben praticata nel quartiere e nella città. Io desidero esprimere soprattutto un ringraziamento al parroco Don Peppino Delle Cave, facendogli anche le congratulazioni a nome di tutta la città per il titolo di Chiesa Madre conferito al complesso monumentale di San Marco in Silvis e quindi alla parrocchia di San Marco all'Olmo, e voglio ringraziare gli amici della Pia Unione di San Marco perché ancora una volta con grande dedizione, dimostrando un'autentica passione per l'arte presepiale, hanno voluto donare alla piazza di San Marco, al quartiere di San Marco e a tutta la città di Afragola questa grande opera, che è un'opera di testimonianza che rappresenta l'arte presepiale, coniugando il valore artistico di questa arte, ma soprattutto volendo comunicare a tutta la comunità il valore profondo del Santo Natale. Nella consapevolezza che in questa piazza vengono rappresentate le dinamiche della storia fragolese, le sue origini religiose, culturali, socio-economiche, e che da questa piazza, da questo quartiere bisogna partire per completare il percorso di riqualificazione che è urbanistica, architettonica, ma è soprattutto un percorso di rigenerazione umana, sociale e culturale, con le componenti attive di questa
comunità e di questo quartiere, quindi con il protagonismo delle famiglie di San Marco, di quanti collaborano nell'attività della parrocchia, dell'Azione Cattolica San Domenico Savio, della Pia Unione San Marco, perché tutti insieme, sviluppando una vera sinergia, si possano raggiungere quei grandi obiettivi di crescita e di sviluppo sostenibile, perché il quartiere di San Marco è interessato da importanti processi di trasformazione che lo renderanno nei prossimi mesi e quindi anche nei prossimi anni il fulcro di importanti attività appunto di sviluppo della nostra realtà cittadina. E quindi con questa consapevolezza, avviandoci a vivere il percorso che ci condurrà al Santo Natale tra pochi giorni, ecco, desidero formulare a tutti gli amici della parrocchia di San Marco della Pia Unione gli auguri fervidi e sinceri, perché questa rinnovata sintonia possa essere, come dire, il punto di partenza per un progetto di collaborazione sempre più proficuo nell'interesse della nostra città. L'importante è lavorare insieme, coinvolgendo le famiglie, la scuola, le associazioni, la cittadinanza, tutti coloro che vogliono spendersi per promuovere in maniera concreta e profonda il bene comune nella nostra amata città di Afragola. Quindi grazie ancora per averci donato il presepe anche quest'anno, e l'amministrazione comunale ha dimostrato sempre di credere in questo sforzo, in questo impegno, perché l'arte, la tradizione, la devozione, la fede del popolo afragolese sono uno dei tratti fondamentali del cammino storico della nostra comunità. Nel programma prenatalizio, anche con il patrocinio dell'amministrazione comunale, abbiamo stabilito due momenti importanti di aggregazione di questo quartiere. Domenica 16 dicembre prossimo verranno due illustri presoli della Chiesa di Roma, il vicerettore della Basilica Santa Maria della Rascelle del Campidoglio, a consegnarci insieme con l'archimandrita Padre Paolo le reliquie di San Marco. E siccome ci troviamo anche nel 2013 a celebrare i 1700 anni dall'editto di Milano, 313, dove con l'imperatore Costantino, anche il vicerettore mi darà la reliquia di Sant'Elena, l'imperatrice madre dell'imperatore Costantino, e anche una reliquia della croce, perché noi abbiamo qui anche la congrega della Santa Croce e la cappella della croce presso il cimitero. Quindi queste reliquie sono il segno di questa fede anche visibile, tangibile, che la comunità ha bisogno. E poi il domenica 23 tutto il pomeriggio sarà occupato da tutti i fanciulli, i ragazzi, le famiglie della parrocchia per un momento di animazione, con una passeggiata con il Babbo Natale, con canti, balli, animazione, e anche con la Sagra delle Castagne preparata dalla Pia Unione San Marco, per ravvivare quel quartiere, per rendere questo quartiere sempre più vivibile, più a misura d'uomo. Grazie. E con questo tanti auguri. Venite a visitare Natale. La piazza di San Marco. Buon Natale. Con il presepe. Anche San Marco. No, il cavallo è già. No, salute.